Benvenuto a Firenze. È molto contento e anche il cibo è molto buono, ha detto. Quali consigli darebbe a un giovane che inizia la carriera di animatore? アニメーターを始めたい人は何かどんなアドバイス、アドバイス、アドバイス、アニメーターになりたい人たちに、とにかく枚数を書くことですね。 Quindi impegnatevi nel disegnare. Questo è l'unico consiglio. Sì, per ora quello da che è molto. Molto? そうですね。僕はこのように一緒に学んだ学生時代の友達と一緒に隣同士で仕事してるわけですけど、そういうここで学んだ友達を大切にすることもすごく大切だと思いますね。 Allora, soprattutto alle persone che studiano con altre persone, di non pensare solo al proprio lavoro, ma di guardare anche il lavoro degli altri, imparare insieme, studiare poi le tecniche delle persone con cui lavorate. Maurizio. Allora, gli chiedo quali sono le principali differenze fra il modo occidentale di fare animazione, quindi la Disney, ma anche altre esperienze, la Pixar, e invece l'Oriente. Hanno tanto Disney とか Italian Kaisha の漫画の作り方と日本のアニメ、いやアニメ、イタリアのアニメの作り方と日本のアニメの作り方で一番違いのは何ですか？おお、難しい質問ですね。そうですね。まあズバッと本音を言っちゃうと、商業ベースにのっとってるかどうかかな。È una domanda molto difficile, però probabilmente sono proprio le basi del disegno che sono completamente diverse, nel senso, fra il Giappone e l'Occidente. E quali sono invece le tendenze ora nell'animazione giapponese, sia come contenuti che come forma? Cosa chiede il mercato? Cosa chiede il mercato giapponese? そうですね。深夜に放送されてる、ナルトとかは、昼間に放送されてるアニメなんですけど、まあ、どちらかというと日本の深夜に放送されてる高校生あたりが見る、番組が人気です。Allora, ora per esempio lui faceva l'esempio di Naruto che viene Naruto o One Piece. Diciamo che come tendenza più che altro sono quelle che vengono richieste dagli studenti, soprattutto delle scuole superiori, dai giovani ragazzi giapponesi. Sono loro che motivano gli studi a produrre gli anime che poi verranno proiettati in televisione. Ma quindi per esempio come generi, non lo so, la fantascienza, l'horror? Hara anime とか fantasy. とかど一番有名なジャンルですよ、例えばロマンチックなアニメとか、何ですか、一番有名な、今、そうだね、ちょっと過激かも、いや、これが本当かわからないですよ、本当かわかんないけど、おそらくバイオレンス&エロスなんじゃないかなと思うんだけど。Allora dice non lo sa esattamente, non saprebbe dirti, però diciamo che quelli che vengono proiettati adesso di più sono anime molto violenti o a sfondo sessuale anche, dove si vede molto sangue, violenza e sesso, chiaramente. Vi faccio un'ultima domanda, il Giappone, abbiamo guardato in televisione le immagini della tragedia di alcuni mesi fa, mi chiedevo se tutto questo si rifletterà in qualche modo anche nell'animazione dei fumetti, se lui sa se ci sono delle opere su questo. なんか今年はテレビデータだから日本の津波がありましたでしょ、みんな日本を見ました。これから日本のアニメーションとか日本の漫画にはこの日本の津波の問題、原発の問題を見れるんです。
ですかって、これからこれからのアニメに出るんですか。そうですね、一時期は津波が起こった時にはアニメの中で津波の表現、あとは地震、瓦礫の表現はちょっと規制されてた時期があるんですけど、今はもうそんなに規制されてないんで、おそらく大丈夫だと思いますね。Dice subito dopo che è successo, sì, c'è stato un, diciamo, un passaggio a realizzare fumetti, piccole storie o anche animazione basandosi sul dolore, eccetera, proprio su quello che era successo. Adesso, diciamo, l'hanno un po' superato questa cosa qui, probabilmente anche una cosa un po' scaramantica, ecco, vogliono andare avanti, quindi